Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh. Senza dirlo che ho la stessa scemità. Ciao ragazze! Buon Natale! Siamo qua nel nostro secondo canale, Second Channel! Carita dolce Nancy! Siamo qua per farvi una ricetta di Natale, finalmente, a grande richiesta! No, ma guarda, io volevo fare una ricetta di Halloween col cappello di Natale. Comunque, ragazzi, abbiamo pensato di farvi dei dolcetti troppo carini a forma di alberelli. Al cioccolato! Ovviamente, mai che non siano al cioccolato. Però sono super semplici, super light, ma buonissimi. Ho pronunciato bene stavolta, sì, dai. Più che altro è la voce che non hai, la voce che non ho. È la voce del Natale questa, sì, perché sì. A me Natale la voce di Babbo Natale, dell'aldilà. Ragazzi, iniziamo subito. Mi raccomando, lasciate tanti like se vi piacciono le nostre ricettine di Natale. E iscrivetevi anche al nuovo canale di Nancy. Grazie. Dove sta caricando tanti vlogmas natalizi. Tutti natalizi. Anche io sul mio canale, proprio lo spirito natalizio, veramente. Dai ragazzi, iniziamo col cioccolato. No, ma sai che dobbiamo iniziare proprio col cioccolato? Lo dobbiamo sciogliere. Questa è la nostra ricetta che abbiamo scritto noi, perché questo è tipo un po' dei brownie. Sì, dei brownie, facciamo, però natalizi. Brownie natalizio. Allora, abbiamo pensato di fare il cioccolato fondente 85, questo qua della Lindt, ma sai che è il mio preferito? Non lo trovo mai, perché compro sempre tutti io. Brava. E l'85% di cacao, quindi è poco zuccherato ed è molto light. I rumori sono i cani che si azzannano fra di loro, si stanno mangiando a vicenda. Prendete il cioccolato, mangiatelo! Fatela annusare a Nancy. Che schifo, l'hai messo il naso sopra. Poi versatelo. No, ma lo dobbiamo squagliare, capito? Squagliare. Si deve sciogliere a bagnomaria. Ok, dammi a me, lo sciolgo io, me ne mangio pure un po'. Non ho dubbi. Questo qua lo mettiamo a sciogliere a bagnomaria. Vai Nancy. Io vado a pesare gli altri ingredienti in una bella ciotolona. Ci vado a mettere la farina di avena, che è buonissima per i dolci, a me piace tantissimo. Ragazzi, rido perché lei si sta dicendo delle cose che non si possono dire. Ok. Il cacao amaro ci vuole perché i brownie sono molto cioccolatosi, perciò piacciono a Nancy. Poi ci metto le uova, mettiamo due uova, frittatina, e una, oddio, ho fatto un guaio, casinista, e due uova, yeah! Invece dello zucchero mettiamo la truvia, leggera e dolcificante. Perché dolcifica zero calorie, quindi sono super light. Poi magari se a voi non piacciono proprio amari ma più dolci, aggiungete più truvia o comunque magari mettete meno cacao, insomma, scegliete voi. Sì, perché a noi non piacciono molto dolci, ci piace questo bel sapore di cioccolato. Se no potete anche mettere lo zucchero di canna integrale, va benissimo. Sì. Latte di soia invece del latte di mucca. Esatto, voi comunque potete mettere quello che volete, qualsiasi latte vegetale, anche l'acqua. Andiamo a frullare! Ecco qua, guardate com'è bello questo impasto, completamente liscio ed omogeneo. Madonna, cioccolatoso! Questa è la consistenza. Adesso ci vado ad aggiungere il lievito, una mezza bustina va bene, e poi il cioccolato che si è sciolto a bagnomaria, però quando si è intiepidito è diventato comunque freddino. Aggiungiamo quindi anche il cioccolato che siete. Wow, cioccolato che vola! Oh, food pan! OMG! E lo sapevo, guarda! Si fa riprendere così lei si può leccare tutta la cioccolata. È schifo! Buonissimo! Io amo il cioccolato! Pur io lo amo, te lo stai mangiando tutto! Lo amo tutto! Non c'è lo amo troppo, no? Tutto troppo! Yeah! Ragazze, in un bel ruoto che voi chiamate pirofila, ma noi a Napoli chiamiamo ruoto, con la carta forno, si chiama forno. Sì, vado a versare wow, il nostro
super impasto. Guarda, è vero che facciamo burdel, però le cose vengono sempre perfette, dovete dire la verità, siamo delle cuoche provette. Guarda qua, che bel impasto liscio e omogeneo, è vero, lei? No, sei proprio una cuoca. Ti viene voglia di mangiarlo, sì, e così sguazzarlo crudo? Sicuro. Lo sapevo, porcella. E adesso andiamo a infornare a 180 gradi. Yeah! Eccolo qua, andiamo a fare le forme di triangolo. Dai, io non sono molto brava, Nancy. Vabbè, facciamo dagli alberelli storti. La geometria non è mai stata il mio forte, devo essere sincera. Però dai, mamma mia, che alberi giganteschi hai fatto. Dai, guarda com'è bello, ti piace? Bellissimo. Poi questo così, guarda, uno di così e uno di colì. Brava, wow. Questo è venuto bello, questo te lo mangi tu, è più visto bello. Io sì, perché è proprio perfetto. Giotto. Guarda, mamma mia, bellissimo. Adesso decoriamo. Evviva, avevo comprato questi coloranti, ragazzi, li ho comprati sul mercato. Troppo troppo carini, verdi. Questo è normale, questo è luminoso. Oh, glitter. Che bello, dai. Andiamo a fare, cioè, facciamo tutte striscette così. Ci divertiamo, sembra di fare tipo Art Attack, i lavoretti a scuola. Ma pure uno con i brillantini. Sì. No, sì, c'era qualcosa che tu non... Verde. Oh, che bello. Wow, bello. Glitter. Questo è bello, bro. Fai proprio così. Poi dobbiamo mettere tutte le palline colorate. Sì. Taglia. E ho rovesciato tutte sul tavolo. Brava. Yeah. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. E fatti... Happy New Year. Abbiamo tutte le palline, ovvero gli smarti verdi, madonna. Veramente sono rossi. Rossi, scusatemi. Sono emozionata, il Natale mi fa un brutto effetto. Oh, ma guarda che carini questi alberelli, dai. Sono bellissimi. Dite la verità. Ora metti i pallini piccoli. I pallini piccolini metto su quell'altro, qua. Vai. Mi butto così un po' la rinfusa. Vabbè, dai, ci sta. Vabbè, pure è carino. Ok, facciamo anche con questi qua argentati. Sì, dai. Dai, che dici? Ragazze, sono buonissimi. Ci ho mangiato un pezzo. Oltre ad essere belli, sono anche buoni. Cioè, il sapore è buonissimo. Non si sente affatto che sono light e senza zucchero. Siamo diventate delle buone provette. Wow. Cioccolato, yeah. Yeah. Buon Natale. Speriamo che vi sia piaciuto questo video. Lasciate tanti like. Taggateci nelle vostre foto su Instagram, Snapchat, Facebook, dappertutto. Vi vediamo un bacio grande e Merry Christmas.